Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel romanzo storico appena pubblicato da Arpeggio Libero Editrice dal titolo Messer Matteo Gentiluomo e Fiorentino a Borgo Silva di Peter Usher, che abbiamo il grande piacere di avere il nostro ospite perché ci racconti di questo romanzo storico. E quindi io lascio subito a lui la parola, perché ce lo posso parlare. Prego, Peter, a te. Grazie. Allora, anzitutto ringraziamo Italia Medievale, che è stata un po' l'ispiratrice del romanzo. Il romanzo è ambientato nel 1300 in Toscana, in un piccolo borgo, Borgo Silva, presso Firenze. In questo borgo avviene un delitto. Viene trovata morta la moglie del feudatario. Il feudatario accusa una servente di essere strega e di aver compiuto un maleficio. Sembra una normale storia, ma Borgo Silva è un piccolo borgo che controlla le strade che portano da Roma al nord Italia, alla Francia. Perciò il Senato fiorentino, nella veste del bargello, incarica un giureconsulto di recarsi sul posto e di verificare cosa è avvenuto. Il giureconsulto, Messer Matteo, appunto, potrebbe facilmente processare la strega, chiudere tutto e ritornare velocemente a Firenze, dove vive. Ma essendo un gentiluomo, incomincia a indagare e si rende conto che dietro a quello che è un'accusa di stregoneria si svolgono delle oscure manovre di carattere politico. Ma che dietro le manovre di carattere politico si svolge un semplice tentativo di nascondere un delitto per avidità. Questa in sintesi la storia. La cosa importante è che questa storia cerca di rappresentare un conflitto che all'epoca avviene fra la nobiltà e la grande borghesia, che cercano di estendere il latifondo, e la piccola proprietà, particolarmente in Toscana, che cerca di mantenere intatti i suoi diritti sui beni comunali, sui beni comuni, boschi, pascoli, eccetera. Per proteggersi, questi contadini si alleano a quelli che sono i resti delle vecchie religioni agresti, che vengono poi definiti dalla Chiesa come stregonerie. E qui abbiamo l'argomento di una religione parallela che tutela i diritti, diciamo, dei poveri, contro una religione ufficiale che parteggia per il latifondo. Non dimentichiamo le abbazie del latifondo, le grandi proprietà ecclesiastiche. La storia si svolge e alla fine Messer Matteo, come gentiluomo, scopre la verità e torna a Firenze. Questo è quanto. Per ispirarmi, mi sono appoggiato a Italia Medievale, ai libri che ho letto sul Medioevo e ai miei studi di storia economica. Basta, questo è quanto.
Beh, un potere di sintesi non indifferente, eh. Sì, ho cercato, dato che sono molto loquace, ho cercato di mettere i punti sulle cose importanti. Poi, nell'ambito del racconto, parlo di stregoneria, parlo dei rapporti fra la stregoneria e gli eretici, parlo dei rapporti fra Messer Matteo e le gentili signore, che sono state l'origine della sua disgrazia. Infatti, nel racconto, presento Messer Matteo come un gentiluomo cinquantenne, bon vivant, che a causa di un tentativo di seduzione di una gentile signora è stato messo all'indice dagli altri nobili fiorentini. E per redimersi accetta questo incarico. Quindi abbiamo tutta una storia parallela di un uomo in media età che già sente i primi segnali della incipiente maturità, che è molto sensibile al fascino femminile e nel contempo di un uomo con una grande dignità che si rifiuta di farsi coinvolgere in facili giudizi che potrebbero aiutare la sua carriera. Intorno a questi avvenimenti ho cercato di rappresentare quello che poteva essere la vita di una piccola città toscana con religiosi, ebrei, mercanti, gentildonne e altro. E naturalmente potrei dire che si poteva fare meglio, ma è il mio primo tentativo e spero di essere riuscito a interessare dei futuri lettori. Beh, direi di sì, dai. Può essere una bella strenna natalizia, no? Ecco, l'ultima aggiunta che devo fare, che penso sia importante e che avevo già accennato all'inizio, è stata l'importanza della frequentazione con Italia medievale, che mi ha fornito un bagaglio di informazioni, sia direttamente sia tramite i vari articoli, che mi ha permesso di tessere la storia e di verificare che non vi fossero troppi voli di fantasia non corrispondenti a una realtà. Beh, quindi noi ti siamo grati di questa citazione, speriamo che il romanzo riscuota un buon successo, quindi ne ricordiamo subito il titolo: Messer Matteo Gentiluomo e Fiorentino a Borgo Silva, appena pubblicato da Arpeggio Libero Editrice, di Peter Hupsher, che abbiamo avuto il piacere di avere nostro ospite e che ringraziamo tantissimo. Mentre a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove insieme a questa troverete tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie ancora, Peter. A Grazie. presto. Grazie.